Gli esiti sono positivi, segno che il lavoro di squadra che abbiamo fatto è stato efficace, così l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, che in occasione degli Stati Generali ha presentato i dati elaborati dalla Regione Marche. La stagione è andata molto bene, ha dichiarato Lucarelli. Abbiamo superato i dati pre-Covid, segno della qualità e della programmazione che abbiamo svolto in sinergia con le associazioni, gli imprenditori e le attività commerciali. Il primo raffronto è stato fatto con il 2021. Nei primi 8 mesi dell'anno le presenze sono salite del 16,3%, oltre il 92% era di provenienza straniera. In particolare, nel periodo giugno-agosto, le presenze sono salite del 10,10%, mentre gli arrivi hanno avuto un incremento del 2,67%. L'assessore poi ha fatto un'analisi legata alle provenienze italiane ed estere. Ma con altri tipi di turismo, quindi con il marinaro, con il gastronomico, con il culturale, sicuramente dobbiamo destagionalizzare vendendo meglio le nostre caratteristiche. Guardate il numero della Lombardia, 140.000 presenze, il numero dell'Umbria, 118.000 presenze, capite l'importanza dei collegamenti con il territorio umbro. L'Emilia-Romagna scende a 59.000, quindi fa la metà delle presenze, sta crescendo l'Emilia-Romagna, come c'è sempre più emiliani scelgono un pochettino questo territorio. Nazioni di provenienza, ovviamente in crescita, ma per il motivo che vi ho detto prima, Germania prima, fa 19.000 presenze. Ora, qui c'è tantissimo lavoro da fare, cioè capite che 19.000 presenze rispetto alle 150.000 della Lombardia, da una parte parliamo di una regione, da una parte parliamo della nazione, le Marche probabilmente hanno un grande lavoro da fare a livello estero rispetto al totale italiano. Oltre ai tedeschi, tanti anche gli svizzeri e i francesi, ma il dato più incoraggiante che segna la rotta è il confronto con la pre-pandemia. Infatti, le presenze del 2022 sono state quasi 590.000, mentre nel 2019 si sono fermati a 555.000. Gli Stati Generali sono stati anche l'occasione per promuovere il nuovo sito internet visitfano.info, un portale rinnovato che racconta in modo intuitivo ed efficace c'è il percorso che l'amministrazione sta portando avanti. Oltre alle immagini della città, il turista in pochi clic riceve e trova tutte le informazioni per programmare la vacanza in base alle proprie esigenze. Al turista gli diciamo, prima ancora che arriva nella nostra città, che Fano è una città adatta per le famiglie e gli diciamo che l'essere adatti per famiglie significa che abbiamo hotel adatti ad essere hotel a misura di famiglie. Stabilimenti balneari con animazione, con giochi per i bambini, ma anche per rendere la vita più facile ai genitori quando si parla di animazione. Abbiamo il mondo della ristorazione con una mappa che oggi ci fa vedere quali sono quelle strutture che aderiscono a questo piano, quali sono le strutture family del nostro territorio. Ancora di più, ci sono le strutture che fanno accoglienza, ma c'è tutto un mondo, quello delle associazioni culturali, quello delle istituzioni, che deve fare attività affinché la famiglia possa vivere delle esperienze, perché oggi sempre più il turismo diventa esperienziale. Di promozione e strategie se ne continuerà a parlare nei tavoli, partiti oggi con la sessione dedicata a Fano Gastronomica e che proseguiranno domani alle 17 al Cinema Masetti, quando si alzerà il sipario sul progetto delle Terme di Carignano. Invece, mercoledì alle 15.30, negli uffici di Viale Battisti, si affronterà il turismo marinaro per poi proseguire con il progetto denominato Valle a Scoprire, insieme ai comuni della Valle del Cesano e del Metauro. Giovedì alle ore 18, infine, sarà la volta della strategia per il turismo degli eventi cittadini.